Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 14 luglio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Straordinariamente dritte, forse perché è venerdì. Che cosa c'entra venerdì? Ve lo spiegano i babilonesi, è il giorno governato da Giove, l'astro della fortuna che, fortuna vostra, da qualche settimana transita in trigono e continuerà a farlo per tutto l'anno. Naturalmente non vi potete aspettare garanzie, la sua energia dilatante tende a modificare qualsiasi cosa le capiti a tiro, e a volte si sa che ingigantendo le cose da positive possono cambiare di polarità, trasformandosi in problemi. Benone dunque il lavoro, bene anche l'amore e il rapporto con i figli. Avendo dato loro fiducia ora sono loro stessi a comportarsi in modo tale da dimostrarvi che avete fatto bene, ne sono pienamente degni. Per essere al top vi manca solo uno scorcio di mare o di montagna, ma nulla vi vieta domani o dopo di andare ad appagare questo desiderio. Crisi di coppia e sfaldamento delle certezze dei partner, imprevisti, incertezze e preoccupazioni attraversano fidanzati e coniugi. Coppie in crisi per intrusioni di estranei che determineranno litigi e incomprensioni. I single incontreranno persone ostili e interessate, persone avverse e immature. In amore non vince sempre chi fugge. Adesso il partner ha bisogno della tua presenza. Meglio una certezza oggi che mille speranze domani, tuttavia non siate pessimisti sul vostro futuro. All'orizzonte ci sono ampie schiarite, basta saper attendere. Marte e Mercurio non sono proprio benevoli oggi con voi. Nel tardo pomeriggio potrebbe esserci una schiarita importante. Appuntamenti in serata per chiarimenti. Riceverete una visita in attesa o un incontro con una persona che non vedete da tempo. Cercate di non polemizzare troppo e godetevi la giornata. L'amore resta in secondo piano, vi interessa di più il lavoro e una sistemazione. È giunto il momento di fare i conti con la realtà. Meglio per voi se eviterete ogni polemica e se cercherete di indirizzare ogni discussione sui lati positivi delle persone mostrando di apprezzarne i pregi. Il vostro carattere oggi vi potrebbe procurare dei piccoli bronci che però passeranno così come sono venuti. Questo è un giorno particolarmente pericoloso per le storie d'amore extra o clandestine, potreste essere scoperti da un momento all'altro. C'è una persona che vi è particolarmente cara e alla quale state pensando da tempo che oggi potrebbe aver davvero bisogno del vostro aiuto e del vostro sostegno. Senza le giuste precauzioni non riuscite a vivere un rapporto. Cercate di essere più flessibili e non ingabbiatevi nelle vostre paure. Mantenete sempre una visione positiva e riuscirete a fare molto più di quello che credevate possibile. I vostri piani devono essere seguiti nella loro forma originaria come sono stati pensati, poiché è la strada più sicura da intraprendere. Oggi hai una grande voglia di dimostrare quanto sai amare, potrai esprimerla se ci sarà la persona giusta al suo fianco. Questa sera uscite e fate sfoggio del vostro fascino, non si sa mai, potrebbe essere il giorno giusto. Un saggio Saturno, vostro nome tutelare. Continua la sua corroborante sosta nel segno vostro amico e appartenente all'elemento acqua dei pesci, esaltando la vostra capacità di risolvere tutto con la ragionevolezza, ma dando spazio e valore anche alla composizione familiare, come solida armonia e sostegno reciproco nelle difficoltà. Giornata super questo venerdì, facilissima per voi, con la luna in toro, segno di terra in trigono al vostro, dinamizzata quanto basta dall'elettrico Urano per non rischiare di cadere nell'abbiocco e nell'abitudine. Trasformista anche su tempi lunghi il vostro inquilino Plutone, da poco ritornato sui suoi passi nel vostro segno, vi fa piacere il suo magnetismo e le promesse di sicurezza finanziaria, eredità, potere. Tutte dritte oggi, sul lavoro, nei commerci, in viaggio e in particolare in amore, dove tutto si ridefinisce piacevolmente guadagnando terreno. Bella sorpresa da Lun gratta e vinci, anche se non siete soliti giocare qualche euro, stavolta vi lascerete convincere e farete bene, non diventerete miliardari ma una vincita fa sempre piacere, specie se consente di togliersi qualche sfizio. Amore ed Eros. Innamoratissimi e ricambiati,
dal partner e dal quattro zampe. I figli vi stupiscono con pagelle splendide, grazie anche alle vostre pazienti ripetizioni. Se invece siete single, quello che fino a ieri sembrava un flirt si rivela con una dichiarazione mozzafiato. Ora non ci sono dubbi, amate e siete riamati. La vostra affettività concreta, capace di intervenire costruttivamente quando c'è bisogno di una mano, si attiva oggi con la vostra dolce metà. Preparatevi a una giornata di eventi lieti e fortunati, tra cui non si esclude il sigillo di una notizia felice che riguardi un volo di cicogna sul vostro nido. I pianeti della gravidanza, Giove, Luna, Nettuno, sono tutti in felicissima posizione col vostro segno. Questa ipotesi previsionale si estende a tutte e tre le decadi del vostro segno quest'oggi. Lavoro e denaro? Con le antenne collegate al cervello e alla bocca oggi tutto vi riesce bene, attività basate sulla logica, la vostra preferita, ma anche quelle che partono da un'ispirazione creativa, dove di concreto non c'è nulla. A farvi da supporter la vostra simpatia, la gente non può fare a meno di chiacchierare un po' con voi, giusto il tempo per scoprire che avete un'attività commerciale simpatica. Chi non crede, vi venga pure a trovare. Bella serata al cinema, a teatro, a ballare, dopo il lavoro qualsiasi proposta ludica vi venga fatta l'accetterete con piacere, sia pure una serata culturale al club, dove rivedere le solite facce, ma attraverso il dialogo o una conferenza imparare qualcosa di nuovo che ai vostri occhi si rivelerà particolarmente interessante. Svolgete una professione alla moda, alla cultura, alla trasmissione del pensiero, insegnando. Vi tuffate in un progetto di lungo respiro. Ricordate di riservare, però un angolino ha chiesto di essere coinvolto e che vuol collaborare con voi in queste nuove programmazioni. Nettuno e Saturno in angolo armonico vi danno la capacità di interessare chi ritenete abbia le competenze per farlo, specie se siete nati nella prima e nella terza. Benessere. Sani e belli come in una pubblicità, non resta che ringraziare i vostri genitori e madre natura che vi hanno fatti così bene, calibrati per lunghi sforzi e con un aspetto da calendario. Per lei, salute, bellezza, amore, successo, che cosa potreste desiderare ancora? Magari una piccola vincita? Perché no, canta la dea Fortuna, provare per credere. Per lui, ottimo fiuto in affari, avrete anche una mente razionale, come dice qualcuno fatta a compartimenti stagni, ma quando occorre la pancia vi risponde e vi indirizza meglio dell'oracolo di Delfi. Colore delle emozioni, turchese. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 6. Benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo!